Ciao Rockers! Oh, mi vedete? Oh, mi vedete? Oh, ma non mi vedete? Porca di quella... Aspetta, aspetta che adesso arrivo, perché qua stiamo giocando una premiere questa sera. Dopo The Walking Dead, noi giochiamo The Evil Within. Tu come la vedi? Tu come la vedi? Eccomi qua, porca miseria, eccomi qua. Sono uscito dalla porta. Poi guatto, guatto. Eh no, perché questa sera giocheremo The Evil Within, guys. Eccolo qua. Tu come lo vedi? Si vede pure l'effetto. C'è un effetto ottico strambo sulla copertina. Boh, se non lo vedete, non lo vedete. Dentro c'è ovviamente il disco di The Evil Within. C'è un Fighting Chance Pack che io francamente ancora non ho visto veramente bene che cos'è. E poi ci hanno regalato il quaderno della polizia, capito? Il quaderno della polizia con i disegnetti dove potremo segnare quante volte siamo morti. Che culo. Allora facciamo così, visto che questa è proprio una novità per il nostro canale, che finalmente pare che finalmente riusciamo di nuovo a giocare un survival horror con i controcazzi, ok? Visto che è stato fatto da personaggi veramente famosi. Aspetta, ma te lo dico dopo l'intro. Eccolo, eccolo, sono qua, Malicious Cat. Ciao ragazzi, prima di tutto voglio fare un saluto veramente di cuore a Shoji. Arigato, arigato a Shoji, adesso andiamo tutto a fuoco del brutto. Ciao Shoji, iscrivetevi al suo canale, andate sotto in descrizione, vedete veramente bene chi è. Dite che vi manda Malicious Cat e salutatemi questa brava e bella youtuber. Soprattutto la seconda che hai detto. Comunque iscrivetevi al suo canale, mi raccomando, dite che mi manda Malicious Cat. Io lo so che ci sei a guardare adesso, anche se ti stai cagando un po' sotto e non ti senti veramente bene, stai soltanto un po' non ti preoccupare, Shoji, che Malicious Cat te protegge. Un altro saluto grosso e un benvenuto a tutti i nuovi iscritti nel Malicious Cat Club. Quasi quasi fondo pure questo su Facebook, poi molto lo dico, vediamo. Bene, dai, spostiamoci un attimo nell'angoletto, che direi che va veramente meglio. Come vedete ancora, insomma, impressione, stiamo per partire con The Evil Within. E però, gira e rigira, non ti ho detto chi ha fatto il gioco. Il gioco l'ha fatto Shinji Mikami. Che... come chi è? Chi è Shinji Mikami? Ma che, non sai chi è Shinji Mikami? Ma de che, oh! Fa una cosa, levati dal canale se non sai chi è Shinji Mikami, fammi sto favore. Shinji Mikami è proprio il fondatore dei Resident Evil, il fondatore dei survival horror per antonomasia, ok? Quindi speriamo che questo sia veramente un gioco che va veramente bene. Tu come la vedi? Ok ragazzi, bentornati, adesso veramente cominciamo il gameplay. Premi qualsiasi pulsante. Sai che botta, oh. Nuova partita, carica gioco, opzioni, andiamo subito sulle opzioni, lingua italiano, dialogo in italiano, contenuti grafici sì, sottotitoli mostra, equipaggiamento automatico, barra vitale del compagno. De che? Del compagno? Ok, mettiamo la luminosità. Tu come la vedi? Inesperto proprio no. Però c'è tenta la cosa. Ma noi giochiamo difficoltà sopravvivenza normale. Queste porte che si aprono così. Ma chi sono questi? Oh? Mamma mia ragazzi. Comunque veramente un hype incredibile su questo gioco.
Anche di questo ho visto tanti trailer, tante cose. Comunque c'è. Tutte le unità 1199, terza Silenzio. copertura, codice 3, vi commenta l'ospedale. Silenzio in sala. 4, ricevuto, codice 3, 3 minuti. Ricevuto 1. Mi spiace, detective. So che stavate smontando, ma ci toccherà fare una deviazione. Sembra grave. Una rivolta? Hanno chiamato prima che vi passassi a prendere. Omicidio plurimo. Ci sono già sei unità sul posto. 131, Forse è il rispondete. fantasma di quel dottore impazzito che ha fatto a pezzi i suoi pazienti. Non esattamente. Alcuni pazienti sono scomparsi. Un grosso scandalo. Sti cazzi. Comunque, fa venire i brividi, no? 127, Profilo. 124, rispondete. Joseph, pensi ci sia un collegamento? È una possibilità. Ma credo che i dati siano riservati. Che vuol dire profilo in alto a destra? Centrale, qui Castellanos dalla 184. Qual è la situazione? Passo. 184, attenzione, non riusciamo a contattare via radio le unità al picco. Qualcuno mi... Oh, what? Oh, cazzo! Cristo! Cazzo! Non facciamo cazzate qua, eh! Comunque mi sembra veramente meglio lei che di lui. Tu come la vedi? Detective Kidman, hai qualche idea? Ancora no. Ma capiremo meglio quando arriveremo là. Io direi che magari. Lei è decisamente meglio, però. Lui mi sembra un po' sciamannato. Voi dico gli investigatori un po'. Comunque, questo, ragazzi, è un survival horror vecchio stampo, da quello che ho capito. L'unica cosa che è strana è che c'è una possibilità di far crescere il personaggio. Con me. Dobbiamo dare un'occhiata. Va bene. Che non mi sembra molto da survival horror, però vedremo come si adatta al gameplay, io spero bene. Vediamo se ci famo. Eccoci. Capitolo 1, chiamata d'emergenza. Ma corre, corre da solo? Corre da solo questo. Io vado insieme a lei, tu come la vedi? O dove devo andare qua? Io vado insieme a lei che la vedo veramente bene. La vedo meglio andare insieme a lei che non andare per il... Cosa vedi, Kidman? La pioggia laverà via ogni prova. E allora che cazzo siamo venuti a fare? Siamo arrivati tardi, la venuti prima che non pioveva. Cosa sta facendo questo? Fai gesti con le mani? Ah, c'è anche l'altro, passalo di là l'altro. C'è questa camminata proprio da fighetti, tacchete, tacchete. A me non mi viene, perché? Ora, cerchiamo di sdrammatizzare, perché? C'è tanfo? Odore di sangue. E beh. Bene, stiamo allerta. Noi andiamo a controllare, non far passare nessuno da questa porta. Forse dovrei venire con voi. Non sappiamo cosa sta succedendo. Devi coprirci. Vabbè, l'hai lasciato là? Oh my god. Ho capito, però. Sta camminata lenta che non si. Qualcosa? Un cazzo. Ma tanto è morto, gli sono passato sopra, ma tanto è morto quello. E dov'è? Tanto è morto quello. Mamma mia, che strage qua dentro. Tutti sbrindellato. E se stava una leggi porno? Ragazzi, cerco di sdrammatizzare, che non la vedo veramente bene qua, con tutto sto sbrindello. È ferito. Cosa è successo?
Non può essere. Impossibile. Ruvik è... Penso io a lui. Le telecamere di sorveglianza ci diranno di più. Mamma mia, ragazzi, quel posto mi fa veramente impressione. Voi come la vedete? Di primo acchito anche il movimento del gameplay è un attimino lento, ma volutamente lento. Che è? Ups. Oh. Che sta succedendo? Oh shit. Oh. Ma che diavolo? What the heck? Eccolo, Ruvik. Ando Andy, oh, vieni qua. Tacci tua. No, no, no. Oh, shit. Che hai combinato? Oh my god. Ah già, che quasi comincia adesso. Oh, madonna. Ehi, c'è star sorcio. Ragazzi, oh my god, ma chi è questo? Oh my god, oh, la Madonna. Che cazzo sta combinando qua? Vattene. Oh shit, si è portato via un pezzo. Oh my god. Vai a prendere quel coltello. Dai che ci arriviamo, dai. Dondola. 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 Pigliereso. Vinto io l'altro giro. Perché ho preso. Come ricordo più come si chiama. Ho preso quando vinci con le giostre. Mi ricordo come si chiama. Non la vedo bene qua. Ma devi tenerlo premuto perché si abbassa? No, non mi piace questa cosa. Minchia. Merda. Oh my god. E mi sa che qua parlo poco perché... Non la vedo veramente bene. È chiusa, cazzarola. Oh mamma mia, che sbrindello. Già mi ha visto e già mi ammazza. Subito. Wow, fantastico. Fantastico. Fantastico, subito. Subito. Fantastico, la vedo veramente spessa. Ok, siamo morti e quindi adesso riprendiamo. Vediamo un attimo. E qua vedo che c'è grossa crisi. Già subito a capire veramente bene cosa dobbiamo fare. Se mi guardo intorno, la porta là abbiamo visto che è chiusa. E quindi... Oh, che droga. Nel frattempo che lui va là e torna, non è che possiamo fare tante cose, eh?
Stai giù magari però, eh. Ma perché lo devi tenere premuto RB? E no, già non mi piace. Vediamo se poi nelle opzioni questa cosa si potrà cambiare. Se lui adesso se ne va di là, no? E noi dove dovremmo andare? Non è che abbiamo tutto questo tempo qua, eh? Ah! Hai preso le chiavi. Ok, via, via. Abbiamo preso le chiavi. Bene o male. Forza, ragazzi. Abbiamo, usiamo queste chiavi, dai, forza. E dai, apri. Checkpoint. Ok, io mi abbasserei fossi in te, non per niente, però. Andò andato quello? Shit. Oh merda. Oh. Corri, cazzo! Oh shit, mi ha preso quello! Oh merda, mi ha preso! Oh! Non la vedo veramente bene qua! Apri! Ah! Oh, tutta a sinistra, tutta a destra. Oh my god. Oh, oh ma, oh shit, questa è tutta, tutto questo sangue, ma che cazzo. Oh, oh shit, oh merda. Ma dove cacchio siamo finiti qua? Oh, non la vedo bene io, per niente. Voi come la vedete? Io non la vedo per niente bene. Poi non la vedo bene qua. Se tu cambi un po' l'inquadratura e tutto, magari non riesci neanche bene a vedere. Non c'è niente qua. Qua non c'è niente. Mamma mia, corriamo piano così? Quanto ci mette qua dentro? No, qua dentro non c'è niente. Via, via. Questa sarà chiusa? No, aperta. C'è qualcosa che ci può servire veramente qua? Oh my god. C'è nulla che ci serve qua. Dove sarà l'uscita? Tu come la vedi? Per terra cosa c'è? Vecchia nota dalle fogne.
Oltre alla porta chiusa, in fondo alle fogne c'è una scala che conduce al vecchio reparto. Se riesci ad attraversarlo, troverai un ascensore che porta all'esterno. Potresti essere l'unica persona a scappare, l'unica a sopravvivere. E culo. Non c'è nulla. È chiuso questo, tu come la vedi? Anche questa è chiusa, scommetto. Altre scale, mamma mia ragazzi. Lento questo, eh? Siamo più abituati a questi giochi lenti. Una volta erano tanti giochi, erano così, invece adesso non siamo molto più, non siamo molto abituati. Prima fammi andare solo a vedere qua. Visto già una cosa che lampeggia. Inizio test del sistema STEM. Siamo informati alla sincronizzazione delle onde cerebrali con precedenti primo esperimento prendere una cosa dei dati in corso. Coinvolge il soggetto, la persona che amate fa sentirsi male e poi entra in coma per ragioni sconosciute. Personale, lamenta. Nausea e presunti esperimenti strani. Quell'uomo è apparso, sempre Ruvik, sicuro. Tu come la vedi? Sali pure di sopra? Hai fatto tutto te? Io non ho fatto veramente niente. Mannaggia, qui non si sa veramente bene dove cacchio stiamo andando. Musica zero. Musica zero. Ma possibile, si deve giocare con queste bande nere? Poi dopo vedremo dopo. Se possiamo allargare lo schermo, che non mi piace veramente giocare con queste bande nere. Oh merda. Oh merda. Oh cazzo! E qua mi sembra... Ah, non mi ero nascosto? Mi sono nascosto in ritardo, evidentemente. Mi sembrava già là che di aver fatto la fine dentro l'armadietto come Outlast. Bene ragazzi, io mi fermo come primo gameplay, come vi è sembrato. Non l'abbiamo giocato veramente bene, l'abbiamo giocato un po'. A me questo gioco piace. Vedremo poi come procederà la storia. Io innanzitutto vi ringrazio per essere stati con me, Rockers, siete stati veramente fantastici anche questa volta. Vi chiedo di mettere un bel like al video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale, di condividere questo video come al solito, già sapete veramente bene tutto. Fate crescere il Malicious Cat Club, mi raccomando, perché c'è veramente bisogno. Stiamo già crescendo e di questo vi ringrazio. Poi vi ricordo di andare a vedere tutte le walkthrough che sto facendo, quindi Alien Isolation che abbiamo iniziato che è poco.
Outlast, che adesso ripubblicherò qualche puntata perché siamo rimasti un po' indietro. Anche Silent Hill, ragazzi, non vi preoccupate, Silent Hill lo gioco ancora, è solo che ho veramente poco tempo e tanti video da editare e da fare, tanti gameplay da mettere a posto, quindi abbiate un po' di pazienza. Ci vediamo quindi alla prossima puntata e mi raccomando, statemi veramente bene. Ciao, Rockers!